È stata la suggestiva location del Porto, su una darsena Europa tirata a lucido, a fare da cornice sabato sera alla cena di gala della Viareggio Bastia Viareggio, l'edizione zero della rinata gara internazionale, erede della leggendaria competizione motonautica chiusa 30 anni fa. Consegnati i premi in palio, il trofeo Fidearum, il premio Città di Viareggio e il trofeo Angelo Moratti, al quale è stata intitolata la regata, riservata nella sua nuova versione ecologista, solo a barche a vela. Festeggiati i primi classificati del Maxi 100 Arca SGR, timonato dallo skipper triestino Furio Benussi. Sicuramente un premio importantissimo, soprattutto per il nome, ma anche perché io seguivo la gara di offshore quando ero ragazzo e quindi quando ha lanciato questa sfida ho detto perché no, non esserci. E abbiamo rivoluzionato un po' il nostro programma per essere presenti a questa importantissima manifestazione che sono convinto fra qualche anno sarà parte di uno dei circuiti importanti dei Maxi Yacht. Per la Viareggio Bastia Viareggio, organizzata dal Club Nautico Versilia sotto l'egida della Federazione Italiana Vela con il Comune di Viareggio e la Capitaneria, si è chiusa così con successo in una serata magica l'edizione della ripartenza. Con il sindaco di Bastia abbiamo ristabilito un rapporto. Questa è stata un'opportunità, ma abbiamo deciso insieme di continuare questo gemellaggio. Noi vorremmo che tutto questo possa continuare anche in futuro. Il fatto che questa sia diventata una manifestazione non più a motore ma a vela, quindi ecosostenibile, plastic free, non fa che inorgoglirci.